Carissimi bersaglieri, simpatizzanti e amici, siamo alla Pasqua. È passato oltre un anno da quando abbiamo iniziato questa lunga marcia nel deserto. Abbiamo perduto numerosi compagni di viaggio, bersaglieri e amici, cui rivolgiamo un commosso saluto. Non abbiamo perso tuttavia la forza di credere e tantomeno la speranza per che questa primavera sia l'ultima a dare preoccupazione a tutti noi e al nostro paese. E con quella punta di presunzione, richiamata nel nostro decalogo dal nostro fondatore, di cui in questi giorni festeggiamo il 222esimo anno dalla nascita, dobbiamo, senza nasconderci le difficoltà, alimentare la fiducia che presto riprenderemo la nostra corsa e che le nostre fanfare torneranno a correre sulle strade ad emozionare, come sempre, la gente con le scintillanti note degli ottoni. È in atto una grande campagna di vaccinazione che dovrebbe contribuire in maniera determinante a risolvere il problema della pandemia. La Santa Pasqua è festa di rinascita, è sempre stata occasione di incontro e di gioia, e noi, pur con le limitazioni imposte dall'attuale contingenza, non dobbiamo derogare da questa positività, dal coraggio insito del nostro DNA di bersaglieri. Sarebbe come tradire noi stessi, la nostra identità e la nostra storia. La Pasqua di Resurrezione deve essere premessa e anche promessa di tempi migliori che arriveranno e che dobbiamo facilitare con il nostro ottimismo e il nostro impegno e con la nostra energia. Quella che dobbiamo trasmettere oggi con tutti i nostri più calorosi auguri ai nostri bersaglieri in servizio, in quiescenza in Italia e all'estero, ai nostri gloriosi reggimenti e a tutte le forze armate, ai nostri simpatizzanti e amici, ai nostri uomini e donne del volontariato e della protezione civile e a quanti ci apprezzano per la nostra storia e per i nostri valori. I nostri auguri vi possano raggiungere ovunque, bersaglieri e forti, in un fraterno abbraccio, con un buona Pasqua a tutti voi.